Bene, dopo aver visto che cosa intendiamo con grandezza fisica, quali sono i termini di misura, qual è il sistema internazionale dei termini di misura, quali sono i termini di misura fondamentali, quelle derivate, andiamo adesso a vedere un pochettino più in dettaglio un processo fondamentale in qualsiasi ambito scientifico, non solamente in fisica. Qui è quello dove si applica più direttamente, che è quello della misura. Okay. Perché è importante la misura? In realtà di questo ne avevamo già parlato. Diciamo che se qui ho oggetti reali, con la misura ne determino, ne vado a quantificare proprietà e costruisco relazioni con nel mondo della teoria, cioè vado ad astrarre alcune caratteristiche. Queste caratteristiche sono la base per produrre oggetti che in natura non esistono, ok? I quali poi vengono realizzati di nuovo nel mondo reale. Questa produce tecnologia. C'era Leonardo da Vinci, diceva che la pratica senza la teoria è come andare su una nave senza timoniere, senza nocchiere, diceva lui, quindi non sai dove vai. E il passaggio, i due passaggi dal mondo reale al mondo della teoria, cioè dell'astrazione, e dall'astrazione al nuovo mondo reale, avviene tramite la misura. In particolare, la fase sperimentale del metodo sperimentale avviene in questo senso: se quello che produco poi funziona come previsto, allora produco tecnologia funzionante, oggetti che in natura non esistono, ma che riesco a produrre perché ho capito quello che ho davanti naturalmente. Queste due frecce, quella verso l'alto e quella verso il basso, hanno come protagonista principale la misura. Ok? Mentre la parte teorica, il lavoro del fisico teorico, se volete, è in questa fase, cioè nel mettere insieme oggetti noti per costruire qualcosa di ancora non noto, qualcosa di nuovo per espandere i confini della conoscenza. Anche questo è fondamentale. E qui useremo, in questo contesto, il metodo dimostrativo. Quindi tutto il metodo scientifico si basa su due pilastri, il metodo dimostrativo e il metodo sperimentale. Spero che questo disegno vi sia chiaro. Ok? Torniamo al metodo dimostrativo e sperimentale. Insieme fanno il metodo scientifico. Avevamo già visto nelle precedenti lezioni, che cosa si intende per misura? La misura è tecnicamente, volendo essere proprio che più terra a terra non si può, un confronto tra ciò che devo misurare e un oggetto di riferimento. Facciamo un esempio: devo misurare una lunghezza, ok? Prendo quanto devo misurare, che ne so, una determinata distanza, che avrà una grandezza L, quello che sia, e la confronto con l'unità di misura, chiamiamola U, che sarà quello che sarà, non ha importanza. Confrontando queste due grandezze, cioè quante volte L contiene l'unità, produco un risultato quantitativo, cioè, detto anche qui in modo più semplice possibile, produco un numero. Una misura è un rapporto tra la grandezza da misurare e quello che devo misurare. Ok? Come faccio a effettuare la misura? La misura si effettua
utilizzando uno strumento di misura. Che cos'è quindi uno strumento di misura? Qualsiasi dispositivo, complicato o semplice, non ha importanza, che mi permette di eseguire questo confronto, cioè che mi permette di eseguire il confronto tra la grandezza fisica che voglio misurare e quella che prendo come unità di riferimento. L'unità di riferimento è arbitraria, è legata a motivi culturali, storici e via dicendo. Okay? Un'unità di misura va all'altra. Ci si mette d'accordo e si dice, beh, scegliamo questa, questa e questa. Una volta fatta la scelta sull'unità, il confronto avviene tramite lo strumento di misura. Ok? Che ovviamente sarà diverso a seconda di quello che devo misurare. E avrà caratteristiche diverse. Ok? Per esempio, diversi strumenti di misura si differiscono per che cosa? Per, a parte ciò che misurano, cioè quale grandezza fisica vanno a misurare, ma l'intervallo di misura o di valori, se volete, da misura. Faccio l'esempio, un termometro clinico misura, faccio l'esempio del termometro, quello che usano i medici per capirci, misura temperature che vanno, che ne so, dai 34 ai 42 gradi centigradi. Questo strumento ha, cioè non potete metterlo nell'acqua bollente e lo rovinate, lo distruggete, che ha quell'intervallo di misura. Ok, se prendo, che ne so, il... un altro strumento di misura dello stesso tipo avrà un altro intervallo a seconda di ciò che mi interessa misurare, ok? Un'altra grandezza importante è la portata dello strumento, che è la massima misura eseguibile. Se per esempio ho il righello, quello che posso avere nell'astuccia, eccetera, di solito la massima misura saranno quanti? 20 centimetri, no? Ok, vediamo se ce l'avevo qua, se avevo fatto la foto prima. No. Dopo lo prendiamo. Ok? Un'altra caratteristica fondamentale degli strumenti di misura è la sensibilità. Che è la minima misura. Questo poi lo definiremo un poco meglio. Ok? O meglio ancora, meglio dirlo subito, qual è la minima differenza tra due grandezze dello stesso tipo, ma diverse, di misure diverse, di cui lo strumento è in grado di accorgersi. Ok, questo è importante. Poi ancora posso avere la prontezza. Con il righello la misura è immediata, cioè ho la misura subito, con un termometro mi ci vuole un po' di tempo prima di avere la misura. La prontezza è legata alla rapidità della misura stessa. Cioè quanto tempo lo strumento ha bisogno di funzionare per darmi la misura. Il termometro clinico magari ha un 5-10 minuti, la bilancia è immediata, il righello è immediato e così via. Prego? Però può dipendere dalla prontezza, che è più preciso o meno preciso? No, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Certo.
L'intervallo di misura è l'intervallo di valori all'interno del quale lo strumento è adatto a eseguire la misura. Diciamo, per esempio, se tu devi misurare la temperatura dell'acqua che sta per bollire, non userai un termometro clinico, perché arriva al massimo a 42 gradi, ne userai un altro, okay? Perché ciò che devo misurare è fuori dell'intervallo di quello strumento lì. Sì, esattamente. Ok? Poi c'è ancora un punto importante, che è la precisione. Che è una misura, se volete, dell'affidabilità dello strumento. Questo però lo definiremo meglio tra un pochetto. Le caratteristiche principali tra queste diverse su cui ci focalizzeremo di più sono, fatemi sottolineare, la portata e la sensibilità. Ok? Allora, vediamo di fare qualcosa di un po' più pratico. Tutti voi avete un righello da qualche parte? Perfetto. Adesso vorrei che faceste la seguente cosa. Prendete, se avete una pagina vuota del vostro quaderno, ok, o comunque uno spazio vuoto, e indicate sul vostro quaderno due punti a distanza ragionevole l'uno dall'altro, chiamiamo A e B, in modo tale che siano la portata del righello, ok? Quindi voi trovate due punti, io li chiamo A e B. Dopodiché, con un righello andate a vedere di misurare la distanza tra A e B. Io vedo se riesco a procurarmi un righello da qua, vediamo se ce la faccio. No, non me lo posso. Prego. In questi due punti devono essere quali la massima misura? No, no, no. Limiti tutto sommato all'interno dell'intervallo di misura misurabile dal righello, diciamo che non siano né troppo lontani né troppo vicini. Per eseguire la misura, che cosa facciamo? Allineiamo il nostro righello al segmento che congiunge A e B, fatemelo tracciare, vogliamo misurare la distanza tra A e B, quindi allineo il mio righello ad A e B e metto in corrispondenza di A sull'attacca 0, ok? Poi io il mio righello, questo qua che sto disegnando, è un righello abbastanza grezzo, qui cadrà l'1, qui per esempio il 2, qui il 3, il 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, e supponiamo che la scala sia in centimetri. Ok, prego? Ma voi dovete usare quello che avete voi proprio. Ok? Come eseguo la misura? Beh, vado a vedere dove cade l'estremità B. Qui cade circa qua. A è in corrispondenza dello 0. Ok? E vado a leggere sul righello dove cade l'estremità B. Qui, secondo il mio disegno, anche se è un po' grezzo, cade più vicino al 6 che al 5, giusto? Quindi, quando vado a scrivere il valore della lettura, la lunghezza L, del mio segmento AB, che cosa scrivo? Beh, qui la
sul mio righello, poi le tacche sono tante sul vostro, sul mio sono poche, la tacca più vicina è 6, giusto? Quindi ne deduco che la misura è di 6 centimetri. Ci siamo? Fate attenzione a questo passaggio perché è molto importante. Se capite questo, abbiamo già fatto un bel passo avanti. Ok? Se io comunico questo, se c'è una persona, un altro studioso, che vuole sapere qual è il risultato della mia misura, e io gli dico, guarda, ho misurato la lunghezza del mio segmento e ho trovato 6 centimetri. Allora, se la misura che ho riportato è questa, cosa significa? Significa che avrei dato lo stesso risultato se, fatemelo mettere per esempio in verde, ecco, se B si fosse trovato in tutto questo intervallo qui. Cioè tra 5,5 per capirci e 6,5, giusto? Perché in tutto quell'intervallo, se B cadeva tra questo punto e questo, in tutta questa zona verde, la risposta sarebbe stata la stessa, perché la tacca più vicina sarebbe stata 6. Ok? Quindi cosa significa? Significa che la mia misura in realtà non mi può dire esattamente dov'è la posizione di B, ma a seconda di come è fatto lo strumento, tra un attimo vediamo quale caratteristica è fondamentale in questo, la misura ha una certa incertezza. Ok? Quanto vale questa incertezza? Beh, la lunghezza dell'incertezza, cioè l'intervallo tra la misura più bassa e quella più alta, è legata alla distanza media tra una tacca e la successiva. Ok? Se qui io tra 5 e 6 e tra 6 e 7 non ho altre tacche, non ho altri riferimenti da poter utilizzare, posso usare solo il 6. E la mia lettura della lunghezza B sarebbe stata 6, qualunque fosse stata la posizione di B tra 5,5 e 6,5. Ok? Quindi, per tener conto di questo, cosa si dice? Beh, questa misura in realtà è compresa tra o 5,5 cm e 6,5 cm. Se, ripeto, la lunghezza di AB sta nell'intervallo di valori tra 5,5 e 6,5, io avrei comunque letto 6. È chiaro per tutti questo punto? Volevi chiedere qualcosa? L'arrotondamento tra, ci vediamo tra un attimo. È chiaro questo punto? Quindi questa ampiezza fissa la incertezza della misura. Che cos'è l'incertezza della misura? L'incertezza della misura è una valutazione quantitativa dell'intervallo di valori all'interno del quale si trova la misura che sto eseguendo. Ok? Quindi quando faccio una misura ho questo numero che si chiama lettura dello strumento, cioè il rapporto tra quello che devo misurare, ripeto, l'unità di misura. Ho centimetri che sono le unità di misura che ho utilizzato, ma poi ho anche una valutazione dell'incertezza che è fondamentale perché mi dice quanto bene conosco quello che devo misurare. Ok? Come tengo conto di questo? Beh,
si riporta la misura nel seguente modo: la lunghezza del nostro segmento vale 6 cm, ok, più o meno che cosa? La, questo più o meno significa può essere più metà dell'intervallo, quindi 0,5 cm, oppure meno 0,5, quindi da 5,5 a 6,5. Ok? Questa è una valutazione, questo più o meno 0,5 è una valutazione dell'incertezza della misura. Più grande questo numero, più la misura è incerta. Incerta, attenzione, non significa sbagliata. Significa che la misura che ottengo, che ho eseguito, è compatibile con tutta una serie di valori, non con uno solo. Cioè questo L può stare tra questo valore più 0,5 e questo valore meno 0,5. Ok? È tutto chiaro? Sì, certo. Ci sono domande? Bene. Normalmente in un corso di fisica introduttivo, per rendere le cose un pochino più semplici, okay, l'incertezza, e per essere più sicuri che l'incertezza copra tutto l'intervallo delle misure, viene presa come uguale alla distanza tra, fatemi indicare in rosso, tra un'attacca e la successiva. Qual è la lunghezza tra 2 e 3, tra 3 e 4, eccetera? Un centimetro. Quindi normalmente si riporta la misura con un'incertezza pari a un centimetro, alla sensibilità dello strumento. Ok? Sì, certo. Dopo il più o meno c'è l'incertezza. L'incertezza della misura, che è la grandezza che segue il più o meno, è la sensibilità dello strumento. Cioè la minima distanza tra un'attacca e la successiva, ad esempio nel mio righello. Okay. Questa è la sensibilità dello strumento, perché con questo righello, ok, io non riesco a misurare lunghezze che siano diverse meno di un centimetro. Perché? Perché se lo sono compatibili con lo zero. D'accordo? In realtà sul vostro centimetro, sul vostro righello, ci saranno anche i millimetri, cioè tra 0 e 1 ci sono 10 suddivisioni. Ok? Quindi la sensibilità del vostro righello non è di un centimetro, ma è di un millimetro. Ok? È tutto chiaro? Quindi, quando se uso un righello con una sensibilità di un millimetro, se ho una sensibilità di un millimetro, ovvero sia di 0,1 centimetri, e andassi a rimisurare la mia distanza AB, troverei forse, per esempio, 6,7 centimetri più o meno 0,1 centimetri. Cioè mi accorgo anche di questa cifra, di questo, che prima non potevo fare, perché lo strumento non me lo consente. È tutto chiaro?
Ora provate per cortesia a misurare i due punti che avete segnato sul vostro quaderno. Mi basta che qualcuno mi dia una misura. Chi ha fatto la misura? Dimmi. Allora, misura 1, L vale 6,5 centimetri. Il tuo righello contiene alla scala sui millimetri? Sì. Sì, quindi 0,1 centimetri. Ok? Quindi questo è il prototipo della misura. Ogni misura che eseguo deve contenere questi elementi. Fatemi indicare in rosso. C'è questo numero che è la lettura dello strumento. Le unità di misura. E l'incertezza. In realtà questa si chiama incertezza, per essere più precisi, assoluta. Attenzione, l'incertezza della misura ha anch'essa unità di misura. Cioè non è 0,1 e basta, è 0,1 centimetri. Molte volte la trovate espressa anche in questo modo. 6,5 più o meno 0,1 e centimetri alla fine, con la lettura e incertezza tra parentesi, si riporta la misura alla fine. È tutto chiaro il procedimento? Ok? Perché è importante in una misura avere l'incertezza della misura? Questo è un punto nodale. Diciamolo al contrario, se io vado in laboratorio, eseguo una misura, semplice o complicata che sia, arrivo subito, e riporto solo la lettura ma senza l'incertezza, quella misura non serve a niente. Volevi chiedere qualcosa? No, volevo provare a rispondere a... Prego. Perché non sai di quanto potrebbe essere la misura. Esattamente. E questo è fondamentale in quale fase del lavoro scientifico? Quando vado a confrontare esperimento e previsione. Mi spiego meglio. Supponiamo che la mia teoria mi dice, guarda, andiamo a misurare, che ne so, prevede che una certa lunghezza, chiamiamola L minuscolo, valga 3 centimetri. In base alla nostra teoria, se io vado a fare l'esperimento e misuro la lunghezza di quell'oggetto, dovrei trovare, se la teoria funziona, 3 centimetri. Okay? Poi andiamo a fare l'esperimento in laboratorio e quindi trovo questo L della teoria, chiamiamola TH, L dell'esperimento, mi dà 2,7 centimetri. La teoria funziona o no? Non lo posso sapere. Perché? Perché non so se sono compatibili. Non ho modo di confrontarli. Per fare il confronto ho bisogno di sapere quanto incerta è questa misura, perché se fosse assolutamente certa sarebbero diverse. Se però ho fatto un esperimento che mi ha portato una misura con un'incertezza più o meno di 0,4 centimetri, allora adesso sì posso sapere se sono compatibili o no, perché la differenza tra il valore previsto e quello misurato è compatibile con l'incertezza della misura, perché questa misura si colloca tra 2,7 meno 4, quindi 2,3 centimetri, e 2,7 più 4, quindi 3,1 centimetri. E questa
la teoria cade all'interno di questo intervallo, quindi qui la risposta è ok, la previsione è confermata. Ma è chiaro che questo confronto dipende da quanto bene ho fatto la misura, cioè da questo 0,4, questo è fondamentale. Perché se avessi fatto, o meglio, se vado in laboratorio una seconda volta e faccio un altro esperimento, questo esperimento 1, e trovo un altro esperimento 1, un altro valore di L, che mi dice 2,7 più o meno 0,1 centimetri, è chiaro che questa misura nuova è compatibile con un intervallo che va da 2,6 a 2,8. E quindi la risposta è no, 3 non è compreso. Quindi la mia previsione teorica non è compatibile con la misura. Ok? Senza l'incertezza della misura, la misura non serve a nulla. L'esperimento non mi dice niente. Perché 3 è fuori di questo intervallo, è più grande di 2,8. La differenza è più grande di quello che la misura permette. Ok? Poi, tra parentesi, nessuna misura può essere senza incertezza, nessuna è esatta al 100%. Qualsiasi cosa io misuri, indipendentemente da quanto bene lo faccio, avrà sempre un'incertezza. Ok? Non esistono misure certe. E questo non perché lo strumento funziona male, ma perché la natura è fatta così, c'è sempre un minimo margine di incertezza. È tutto chiaro? Quindi, riassumo, qualsiasi misura io esegua deve contenere, quando la riporto, deve contenere questi elementi. La lettura della misura con le sue unità di misura, l'incertezza della misura con le sue unità di misura. Ok? È tutto chiaro? Bene. Attenzione! Supponiamo di usare un righello. Che ha una sensibilità, la sensibilità si indica con delta L, con un delta davanti, di 0,1 centimetri, un millimetro. Posso dire, vado a fare la misura con righello di questo tipo qua. Posso scrivere così, ho misurato la lunghezza del mio, che ne so, della gomma, come 7,35 centimetri più o meno 0,1 centimetri. Questa è corretta? Sì, no, non so. Tre possibilità. C'è chi dice non so. Cosa mi dice questo numero? Mi dice, guarda, la tua misura può essere precisa al massimo al millimetro, cioè al decimo di centimetro. Io non posso avere informazioni sui centesimi di centimetro, perché è sotto la precisione. La cifra interessata dall'incertezza è il 3, perché è dello stesso tipo della incertezza. L'incertezza cade sui decimi di centimetro, quindi questa posizione ha effetto su questa cifra. Quindi questa va tolta, perché non ha senso.
perché è sotto la precisione. Io sotto il centimetro non posso dire niente, perché lo strumento non me lo consente, ok? Idem, quindi qui la dovrei scrivere in modo corretto, quindi in questo modo L che vale 7. Qui cosa butto via? Butto via il 5 e qui arriviamo all'arrotondamento. Se butto via una cifra da 5 in su, quella che tengo l'aumento di 1, quindi 7,4 più o meno 0,1 centimetri. Adesso è scritto in modo corretto. Se avete avuto 7,32, quindi butto via un 2, quindi una cifra da 0 fino a 4 compresi, la cifra che tengo la rimane invariata. Quindi approssimo per arrotondamento. Ok? Attenzione, vale anche l'inverso. Non posso scrivere così, 7 più o meno 0,1 centimetri, perché qui trascuro il fatto che ho informazione anche sui centimetri. Questa anche è sbagliata, questo ha poche cifre. Qui devo scrivere 7,0. Diversamente dalla matematica, in fisica 7 e 7,0 sono numeri diversi, hanno informazioni diverse. Se scrivo 7 vuol dire che la mia incertezza è sull'unità. Se scrivo 7,0 vuol dire che la mia incertezza è sui decimi di unità. Ma se invece la prima, 7,35 centimetri, è più o meno 0,1, avessimo messo 0,10 centimetri? No, poi non ha senso mettere il 0 dopo. Viene incertezza. L'incertezza è sempre espressa da un numero che ha una sola cifra diversa da 0, quella più a sinistra, più a destra. Ok, per oggi mi fanno cenno, sta per suonare la campana, ci fermiamo qua se non ci sono domande. Okay? Riassumo brevemente, abbiamo visto che la misura è fondamentale, per misura si intende confronto tra la grandezza da misurare e l'unità di riferimento. Per effettuare la misura ho bisogno di uno strumento di misura che ha diverse caratteristiche. Le principali sono la portata, cioè la massima misura eseguibile, massima misura diretta eseguibile, e la sensibilità, la minima differenza tra grandezze diverse che lo strumento è in grado di misurare. Ogni volta che uso uno strumento dovrò riportare la lettura dello strumento, l'unità di misura e l'incertezza della misura che è data dalla sensibilità dello strumento. Qual è la sensibilità dello strumento? La minima distanza tra due tacche successive dello strumento stesso, che è la sensibilità dello strumento. Ok? La sensibilità mi informa su quante cifre devo usare nella lettura. Prego. Col 5, se tipo 7,35, se posso scegliere se fa 7,4, 7,3. No, se butti via 5 devi arrotondare per eccesso, aumentando di 1. Ok? Per oggi ci fermiamo qui.